tutti, buongiorno, buongiorno. Allora, andiamo subito dalla professoressa Weasley. Intanto io vi rinnovo l'iscrizione al canale, il mettere mi piace, se sembro un fungo. E andiamo ad attivarla. Siamo ovviamente su Hogwarts Legacy, non c'è bisogno che io lo dica. Perché dobbiamo sbloccare la stanza delle necessità. Che cos'è la stanza delle necessità? Una stanza che servirà semplicemente a noi, dove metteremo dentro, dove troveremo dentro cose che ci servono. Anche perché dovremmo, spero, in fretta sbloccare Alomora per aprire tutte quelle porte di livello basso che avremo. Ok, iniziamo la missione. Professoressa Weasley? Magari lontano da occhi indiscreti. Chiedo scusa, il preside mi ha fermata e ho... Per la barba di Merlino. Vedo che non hai perso tempo. Molto bene. Entriamo. Prego, dopo di lei. Cos'è questo posto? Questa è la stanza delle necessità. Appare solo quando qualcuno ne ha davvero bisogno. Solitamente gli studenti si imbattono in quella stanza per puro caso. Oppure mai. Avevo pensato di suggerirti come trovarla, dicendoti di passare accanto a quella porzione di parete e concentrarti su ciò che ti serve. Però l'hai rivelata per conto tuo. Visto che ormai sono qui, tanto vale che approfitti dell'occasione. Dov'è Tic? Deve essere passato di qui senza che lo notassimo. Tic, professoressa? L'elfo domestico con cui parlavo in classe il tuo primo giorno. Pensavo che potesse aiutarti a usare la stanza delle necessità dopo che l'avessi trovata. È escluso che riesca a scavalcare. Questa è l'occasione perfetta per insegnarti l'incantesimo evanescente, Evanesco. Puoi lanciare Evanesco per far sparire certi oggetti, come queste sedie e altre cose qui nella stanza. Prima di provare con le sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Allora, Evanesco, Nisco. Via! Abbiamo splendido. Ora lancia Evanesco su quelle sedie. Allora, assegnano incantesimi. Io mi chiedo, possibile che non ci sia un'altra? Cioè, secondo me fa vedere un attimo. Perché ci deve essere, almeno da PC c'è una sottospecie di doppia ruota, qua mi sa di no. Comunque, Evanesco lo mettiamo al posto di incendio per ora. Non lo so. Ah, vedi che c'è? Vedi? Così si cambia. Ok. Ok. Bene. Ottimo lavoro. Avrai notato la pietra di luna in tuo possesso. Sì. Più tardi ti spiegherò a cosa serve. Ora proseguiamo. Sì, ne ho preso un bel paio di pietre di luna.
In nome di Merlino, che fine ha fatto quell'elfo? Tu ce l'ha? Quella è... Oh cielo, la mia vecchia cartella. Mi chiedevo dove fosse finita. Non riesco a credere che sia ancora qui. Darò un'occhiata veloce in giro, così avrai la possibilità di esplorare un po' per conto tuo, finché non avremo trovato Tick. Sì, professoressa. Sa che c'è una nuova missione. Ribelli! E qua abbiamo un po' di roba, eh. Mi sa che dobbiamo esplorarci tutta la stanza delle necessità. Scusi. Signora, niente. Allora noi ce l'andiamo in giro. Ciao. Potresti fare meno confusione? C'è chi riposa qui. Io no. Cioè. Qui c'è un... Lumos. Va bene. Quelli lì riusciremo prima o poi a fare qualcosa di interessante. Prima o poi. Spero che non sia instabile come sembra. Rebellion. Intrusione. Intrusione. No, no, così non sei d'aiuto. Pezzo di ferraglia che non sei altro. Ah, c'era un altro vanesco, vedi? Non l'avevo visto. Non l'avevo visto. La stanza pensava che avesse bisogno di un bagno. Che insolente. Va bene. Questo... Bellissimo. Beh. Oh, oh. Che meraviglia. Queste scoppiano. No. Rebellion. Sono bellissime. Si alzano. Si alzano quando passo. Bellissimo. Come diamine fa a muoversi qui dentro chi non è un elfo domestico? E ti abbassi come i comuni mortali. Cos'è stato? Era un boccino d'oro? Sì. Forse dovresti richiamare a te tutta la tua arguzia. Faccio! Adoro! Le voglio in casa io. Io le voglio in casa quelle cose. Orecchini esagonali. Lì vedo che c'è una... Forse l'abbiamo trovato. Qui c'è una metropolvere. Qua dietro. Qua dietro c'è una metropolvere. Abbiamo trovato l'elfo, sì. Ehi, attento! Eh? Oh, eccoti qui. Aspetta lì, Tick viene. Ma sei carinissimo. Salve. Ah, Tick, ti stavamo cercando. Scusi, professoressa Weasley. Tick esaminava ciò che è apparso nella stanza dall'ultima volta che è stato qui. È questa la studentessa? In carne e ossa. Tick è onorato di conoscerti. Tick è un mio amico fin da quando ero al secondo anno. Abbiamo scoperto questa stanza insieme. Ho parlato di te a Tick. Pensiamo che questa stanza possa esserti utile, come è stato per me. Tick, saresti così gentile? Certo, professoressa Weasley. La stanza delle necessità fornisce sempre ciò di cui si ha bisogno. È indisegnabile, quindi non appare su nessuna mappa. Di solito la si trova per caso, se la si trova. Tick ha visto studenti alla ricerca di un'ampolla per pozioni trovare la stanza colma di fiale e boccette.
Forse per te ha assunto la forma di stanza delle cose nascoste. Stavo proprio pensando a un luogo dove nascondermi da occhi indiscreti. Notevole. Questo spiega tutto, allora. Nello specifico, ho bisogno di un posto dove rimettermi in pari con i compiti, senza distrazioni. Bene, allora è proprio questo che la stanza ti fornirà. Ora ti devi concentrare su quello che ti serve. Chiudi gli occhi, immagina con precisione lo spazio che ti serve. La stanza farà il resto. Vedo che adesso hai una bella tela su cui dipingere. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. Ah, e sembra che la stanza ti abbia fornito un tavolo della descrizione. Ottimo! Serve a identificare i capi di abbigliamento sconosciuti. È sempre meglio conoscere gli effetti di ciò che si indossa. Hai sbloccato il tavolo della descrizione, usalo per rivelare le proprietà magiche dell'equipaggiamento non identificato che hai ottenuto. Identifica. Quindi, ti imbatterai in tantissimi capi d'abbigliamento da identificare. Questo tavolo sarà una risorsa preziosissima. Devo parlare col professore per scoprire che... Ok, però aspetta un attimo che voglio vedere qui come funziona. Vabbè, penso che poi qua avremo il nostro tavolo da pozioni, eccetera. Va bene. No, cosa spari? Penso che il tavolo della descrizione mi tornerà utile. Sì. Sì. Spero che ne approfitterai molto. Ora... ti farò una breve lezione di evocazione. Oh, l'evocazione. La stanza potrebbe non disporre già di ciò che ti serve. Evocazione? Mm. Sì, l'arte di creare o evocare oggetti. Te la insegnerò io. Ok. Va bene. Andiamo. Molto bene. Per evocare oggetti più complessi ti servirà una cosiddetta magiformula. Le magiformule sono come ricette. Indicano gli ingredienti, o meglio, le risorse necessarie per evocare un determinato oggetto. Credo tu abbia già acquistato le magiformule per il tavolo alchemico e il banco da giardinaggio da Tommy e Pergamene. L'ho fatto. Dove posso trovare le risorse che mi servono? Sebbene in giro per le Highlands sia possibile ottenere risorse quali la pietra di luna, credo sia molto più semplice e sicuro acquistarle. Puoi inoltre ottenerne usando Evanesco sugli oggetti della stanza, come hai fatto prima con le sedie. Infatti dovresti già avere abbastanza risorse per il momento. Capisco. Insomma, sì. E se faccio sparire qualcosa che ho evocato, posso recuperarne le risorse? Proprio così. Molto perspicace. Perché non ci provi? Forza, evoca un tavolo alchemico e un banco da giardinaggio. Ti saranno entrambi familiari, dato che assomigliano a quelli che avrai già usato in classe per studiare le piante magiche e preparare pozioni. Quindi, come lo evoco? Allora, vedi? Dunque... erbologia, utilità, decorazioni per i muri, decorazioni. Va bene. Tavolo alchemico. E dobbiamo metterlo qui.
Lo possiamo girare? Ruota. Così, benissimo. Li mettiamo vicini, il tavolo di evocazione. Perfetto, va che bello. Oh. No, 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 basta, basta. No, no. Tavoli... Ah, ce ne sono... Posso evocare anche... Piccolo, sì, 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 sì. Potevo anche fare quello gotico. Ah, quello gotico com'era? Questo era più bello però. Ah, vabbè, fa niente, fa niente. Ma posso... Se faccio così... Ok, ok, abbiamo capito, abbiamo capito, abbiamo capito. Quindi... ci servono 99, va bene. Mi piaceva quello gotico. E cacchè. Dai. Andavi bene prima, non vai più bene adesso. Qui. Perfetto. Ora evochiamo un tavolo da giardinaggio. Dovremmo... Sempre gotico, perché sennò non ha senso. Tacca! Puoi usarli ogni volta che devi preparare pozioni o coltivare delle piante. Beh, sempre bene. Che tu abbia raccolto dei semi o degli ingredienti. Chiaro. Per pozioni. Puoi trovarli a Hogsmeade o fuori dalla tenuta del castello. Banco de... un'erba di... ok, dittamo. Ecco, è già qua. Ci possiamo, Tick possiamo. Sarà qui per rispondere a ogni tua domanda. Non sottovalutare le sue conoscenze. No, no. Può dirmi qualcosa di più su Tick? È qui a Hogwarts da più tempo di me e sembra conoscerne ogni angolo, fessura e segreto. Abbiamo scoperto questa stanza insieme quando ero una studentessa. Tick ha la sua buona dose di esperienza, maturata sia qui a Hogwarts che altrove. Lascerò che sia lui a dirti di più quando sarà pronto. Ripeto, faresti bene ad ascoltare i suoi suggerimenti. Posso usare questo tipo di magia di trasfigurazione fuori dalla stanza? No, l'evocazione e la sparizione sono proibite nel resto del castello. Ci sono incantesimi appositi per far rispettare questa regola. Sarebbe estenuante rimediare a tutti gli errori di giudizio e di esecuzione. Tuttavia, la stanza delle necessità ha regole tutte sue. Se dovesse servirmi qualcosa, chiederò a Tick. Grazie, professoressa. Buona fortuna. Mi fermerò ancora un po', nel caso tu voglia imparare un altro incantesimo trasfigurante da usare nella stanza. Stanza delle necessità. Abbiamo anche attivato la metropolvere. Sì, c'è... Ok, ma voglio un attimo vedere... Ah, eccola qua, la metropolvere è qua. Benissimo. Qui sta facendo e qui possiamo fare... No, perché giustamente ci mancano le foglie di dittamo. Giustamente. Ma se hai un momento, sì, non ho finito di spiegarti la trasfigurazione. Sì, 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 voglio solo vedere una cosa. Che cosa posso usare? Che cos'è? Tavolo di ce l'ho già. Qui? Le candele che svolazzano, belline. No, sono le regole. Ci sono tutti carini, carini. Lo voglio mettere là. Sì, qua.
Non me l'ha fatto mettere? Perché? Io volevo metterlo. No, il tappeto. Vabbè, non me l'ha fatto mettere, stronzo. Vabbè, dopo vediamo. Sono pronta per la nuova lezione. Mm-hmm. Molto bene. Per prima cosa, procurati della pietra. Ce l'abbiamo. Puoi ottenerla usando l'incantesimo evanescente sugli oggetti della stanza delle necessità o raccoglierla con attenzione fuori dalla tenuta di Hogwarts. Torna da me quando ne avrai a sufficienza e poi inizieremo la lezione. Quanta ce n'ho bisogno? Ah, ce l'avevo. Ho la pietra di luna che voleva, professoressa. Bene, possiamo iniziare la nostra lezione. Oltre ai banchi per pozioni e giardinaggio, puoi evocare anche altro. L'evocazione può essere utilizzata per decorare questo ambiente. Ah, ok, ecco perché non me l'ha fatto mettere. Provala sulle pareti e sul pavimento. Ok. Tappeto. Abbiamo un tappeto serio? Tipo questo? Oddio. Ok, mi piace tantissimo. Io lo... Perché? Qua. Anzi, così, qua davanti. Perfetto. Ah, 5 per i pavimenti. Ok. E quanti tappeti dovrei usare? Tavolo? Un tavolino, dai. Prendiamo un tavolino e lo mettiamo qua. Perché mi piace. Me l'ha segnato, sì. Poi prendiamo. Cosa abbiamo? Una statuella. La mettiamo qua per gradire. È una statua con un. No, basta. Però ci stava bene. Mi stava bene dall'altra parte. Così. Sì. Cos'è un è uno snaso, credo. Credo sia uno snaso. Poi qua mettiamo. No, proteggo. Qua mettiamo. Ne manca una. Una lampada, sì, mi piace la lampada. Questa potrebbe essere carina. Lì. Poi sicuramente... No, basta. E quante per i muri? I muri. Allora, vediamo. Questo abbiamo. Lo specchio che mi sarebbe piaciuto mettere là. Qui. L'ho messo già. No, di qua, di qua, di qua, di qua. Le. Perfetto. Poi questi ne mettiamo uno di fianco se si può. Qui. Aspetta. Si può. Uno di qua e uno di qua. Così, tanto per gradire. E poi questo cos'è? Fioriera. Appendere alle pareti. Una parete libera ce l'abbiamo di qua, sì. Qui mi piace, qua. Un po' più in basso? Non si può, no. Ancora una e mettiamo la stessa fioriera dall'altra parte. Perché? Devo mettere la stessa altezza di quella là. Ottimo lavoro! Andiamo avanti. Perfetto. Ho già decorato tutto e toglierò tutto perché... Vediamo. Ho evocato tutto il possibile. Ora che faccio, professoressa? Mm-hmm. Credo sia il momento di insegnarti l'alterazione. Cos'è? L'incantesimo alterante ti permette di personalizzare gli oggetti evocati. Puoi modificare a tuo gusto il colore, il motivo e lo stile degli elementi di arredo. Iniziamo! Osserva attentamente mentre ti mostro come si lancia l'incantesimo alterante. Ok.
punta la bacchetta verso un oggetto evocato e lancia l'incantesimo alterante per personalizzarlo. Credo di dover sistemare l'incantesimo alterante, che qual è? Questo, vero? Ok, quindi lo togliamo questo. Cosa devo fare? Siede scientifica, modifica colore. La voglio rosa. Perfetto. Devo farne quanti? Poi modifica lo stile di un oggetto. Facciamo sempre lei. No. No. Non mi piace. Prendiamo la seconda. Perfetto. E sempre la sedia. Perché? Cosa sto facendo? Vabbè. No, cosa sto facendo? Modifica le dimensioni di un oggetto. Le dimensioni? No, 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 no. Quindi credo che sia qualcosa di più... questo. Ti miro a te perché sennò... Va bene, mettiamola così grande. Ben fatto. Ora puoi passare a qualcosa di un po' più avanzato. Puoi usare l'incantesimo alterante per modificare gli elementi architettonici della stanza delle necessità. Tipo? Prova questi nuovi progetti sul pavimento o la balconata. Pavimento. Pavimento. Direi che mi piace questo. Non credi che l'ambiente abbia bisogno di un po' d'atmosfera? Tic, mi faresti il favore? Di cosa? Certo, professoressa Weasley. Dov'è? La professoressa Weasley ha mostrato a Tic quella magia anni. La professoressa Weasley ha detto di chiederti come cambiare l'aspetto della stanza. Certo, che aspetto generale desideri ottenere? Vorrei una stanza che sembri illuminata dal chiaro di luna. Bellissimo. Bello. Che differenza. Naturalmente non devi tenerti questo stile se non ti piace. Puoi chiedere a Tic di rimettere le cose com'erano. Hai già imparato parecchie cose sull'alterazione. Grazie, professoressa. La stanza è piena di possibilità. Proprio così. Anche se ci vengo spesso, la stanza non cessa mai di sorprendermi. Cos'è? Però c'è molto più spazio, vedo. Com'è possibile? La stanza sa adattarsi alle tue esigenze, quindi devi aver capito che ne avevi bisogno per esercitarti con gli incantesimi. Se vuoi personalizzare ulteriormente questo spazio, puoi usare queste magiformule. Ne troverai molte altre dentro e fuori la scuola. Grazie, professoressa. Terrò gli occhi aperti. Bene, ti lascio alle tue cose. Questo spazio è tuo. Fanne buon uso. Decorazione di interni. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto un sacco, un sacco, un sacco. Qui abbiamo fatto il dittamo. Ci mette 9 minuti. Qui vediamo. Posso fare altre cose perché giustamente ho preso...
Ah, non ho le uova, però ho preso le... Come si chiamano? Caccole di troll. Non le ho. Ho preso le ricette. Ottimo, ottimo. E quindi le foglie di dittamo sono 5. Non è una, ed è un'ottima cosa. Va bene. Va bene. Io direi che possiamo chiudere l'episodio qui. E magari ve ne metterò un altro di seguito. Perché se vado di qua posso... No. Non posso interagire. No. No, non posso dire Vanesco. Va bene. Ah, è di qua dove si è aperta. No, di qua è dove si entra, va bene. Va bene, no, no, va benissimo. La stanza delle necessità, la mia stanza delle necessità, è come vorrei una stanza delle necessità. Sta facendo? Mangia le caramelle, va bene. Ok. Come torri di astronomia, perché? Perché questa è la torre di astronomia? Perché? Ah, perché ero qui prima. Sì, Rebelli. Ti ho vista. La razza cosa? Pensa. Va bene. Io direi che con questo è tutto per oggi. Questa è la stanza delle necessità. Dovrebbe apparirmi nel... Cos'è questo? Vediamo. Stanze segrete. Questa è la stanza di necessità. Esatto. Benissimo. Benissimo. Devo solo andare su stanze segrete e trovo la stanza delle necessità. Questo dovrebbe essere l'altra missione di... Questa. Perfetto. Quindi lo facciamo nel prossimo video. La facciamo nel prossimo video. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!